Amiche e amici di Rossini TV, oggi parliamo di cinema. Siamo alla Pescheria a Pesaro perché sta per iniziare una tavola rotonda sull'argomento appunto del cinema. Siamo tra le attività parallele alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che, come sapete, si tiene in questi giorni a Pesaro, e CNA Cinema e Audiovisivo propone questa tavola rotonda per affrontare il tema e il problema, ahimè, della situazione attuale delle case indipendenti. Andremo ad ascoltare dalla voce dei vari protagonisti di questa tavola rotonda quali sono le novità e quali sono soprattutto i provvedimenti da mettere in campo. Col segretario di CNA Moreno Bordoni, oggi giornata importante per la sezione cinema di CNA, siamo in piena Mostra del Cinema e questo convegno di particolare rilevanza pone l'accento sulla crisi del cinema subito dopo la pandemia. Assolutamente sì, non poteva esserci location più indicata. La Mostra Internazionale a Pesaro è l'orgoglio della città ormai da tantissimi anni, e qui vogliamo fare il focus, il punto della situazione di un settore che anche nella nostra regione io penso sia molto sottovalutato. Abbiamo professionisti di ogni genere che riguardano il cinema e l'audiovisivo di grandissima importanza, di grandissima qualità, e purtroppo con la pandemia è stato probabilmente il settore che in assoluto ha risentito più di questa grande crisi. Dobbiamo aiutare queste imprese a riprendere il proprio cammino, lo dobbiamo fare con forza, con aiuti importanti, non soltanto di facciata ma davvero concreti. Oggi ne parliamo con grandi professionisti del settore, con la politica, con chi deve decidere queste cose, e come segretario della CNA sono molto orgoglioso di questo, perché penso che qualche anno fa, quando abbiamo creato la sezione cinema audiovisivo, abbiamo fatto qualcosa di molto importante, coprendo anche un gap che c'era. Nessuno rappresentava così bene, io penso, i piccoli, micro e medi imprenditori di questo settore, che sono l'orgoglio della nostra regione. Alessandro Tarabelli, coordinamento CNA Cinema, il tema è importante, il momento è particolarmente delicato. Il momento è delicato, è in realtà un momento che esiste da tanto tempo, e semplicemente gli ultimi due anni di emergenza pandemica l'hanno in qualche modo esacerbato, però la singolarità del settore indipendente, della produzione indipendente, vive dei problemi che vengono da lontano, perché fare produzione indipendente in qualche modo significa essere al confine di un discorso culturale e di un discorso di mercato che serve per far emergere storie e racconti che altrimenti non finirebbero nel discorso mainstream, e per questo riteniamo che lo Stato, le istituzioni debbano dare un forte supporto a chi fa produzione indipendente, proprio per non far finire nel dimenticatoio racconti, storie, territori che hanno un difficile accesso alla cultura di massa. E questo obiettivo in che modo può essere raggiunto con un'azione di CNA Cinema? Questo obiettivo può essere raggiunto innanzitutto con un riconoscimento in qualche modo formale della condizione di produzione indipendente, e in qualche modo separando dai finanziamenti pubblici chi fa produzione indipendente dalle major, in qualche modo creare dei percorsi paralleli in modo tale che chi fa questo tipo di impresa, perché alla fine parliamo comunque di micro e piccole imprese che sono la grande maggioranza del discorso produttivo audiovisivo in Italia, possa non solo sostenersi ed entrare nel mercato, ma essere forte e portare questo discorso a più persone possibili. Enrico Chiaroli, presidente CNA Cinema e Audiovisivi, ma soprattutto regista. Sì. A lui come regista vogliamo fare questa domanda. È veramente così difficile questo momento? No, difficilissimo, anche perché è un momento in cui dopo post pandemico è tutto da rifare, da riprogettare.
il cinema indipendente in questo momento sta soffrendo moltissimo e quindi stiamo, come Cinea Cinema, iniziando un processo di contaminazione fra imprese, piccole e medie imprese del territorio, per cercare la soluzione, per cercare, come dire, con la politica di trovare un modo per risollevare la nostra posizione attuale. Parliamo però anche di cose belle. La Regione Marche propone 400 aziende nel settore, migliaia di addetti, si propone come un laboratorio a cielo aperto di cinema. Questo è una bella cosa però. Allora, la Regione Marche è ricca di produzioni indipendenti, è ricca di imprese che fanno questo mestiere. Fortunatamente la politica quest'anno ha deciso di investire 16 milioni di euro nel cinema. Questo darà modo alle piccole e medie imprese di crescere. E noi come CNA Cinema ci stiamo adoperando al dialogo perché questo avvenga. E a questo punto non posso non domandare, ho un regista vicino a me, non posso non domandargli come sta andando la sua attività, i suoi film, le sue operazioni in campo diretto. Guarda, noi come Gomego Film, associata sempre a CNA, stiamo lavorando a molteplici progetti. Stiamo aspettando i bandi chiaramente regionali per poter, come dire, iniziare. Abbiamo da poco ultimato il pilota di una serie televisiva poliziesco, il commissario Moretta, che è venuta discretamente bene, anzi sono molto contento di questa operazione che vede l'interesse di parecchi in questo momento. Poi abbiamo un film thriller, Animale Libero. Abbiamo una commedia, Miglior Vita, e poi chissà, ce ne sono diverse in campo di nostre produzioni. Siamo con Ivan Olgiati, imprenditore del cinema, con diverse cariche nel campo di CNA Cinema. Sì, sono appunto, come dicevi tu, Ivan Olgiati, sono vicepresidente di CNA Cinema Audiovisivo Nazionale e presidente di CNA Cinema Audiovisivo Emilia Romagna. Siamo qua in occasione della Mostra del Cinema per fare un approfondimento su queste che sono le problematiche. Anche gli altri relatori ci hanno riferito di un problema importante in questo momento per il cinema indipendente. Vorremmo anche da parte tua, come imprenditore, la tua visione, la tua prospettiva. Guarda, la legge cinema che è entrata in vigore il 1 gennaio del 2017 è stata una legge cinema molto importante che nel corso di questi anni ha portato il finanziamento al settore da 400 milioni a 750 milioni. Quindi finanziamenti importanti per il settore, una struttura importante per il settore, bisogna cercare di capire questi finanziamenti a chi devono andare. La razza della norma, così come è presente all'interno della normativa europea fin dal 1900, fin dall'inizio del 1990, è che gli aiuti in deroga al settore cinematografico e audiovisivo devono necessariamente far fede a due concetti fondamentali, e cioè il concetto di eccezione e di diversità culturale. Questi sono due concetti che permettono agli stati di aiutare le società del cinema e dell'audiovisivo, siano esse di produzione, di distribuzione, dell'esercizio, per riuscire a competere maggiormente all'interno del mercato nazionale, ma soprattutto all'interno del mercato internazionale. Che cosa vogliamo noi micro e piccole imprese? Vogliamo in realtà che le istituzioni dialoghino costantemente insieme a noi per capire quali sono le nostre difficoltà, che sono diverse ovviamente dalla media, della grossa impresa del nostro settore. Vogliamo che le normative presenti all'interno del nostro settore siano chiare e definite per un tot di tempo, perché all'oggi purtroppo il problema è che la normativa cambia di anno in anno e diventa molto più complesso riuscire a fare programmazione, e soprattutto nel momento in cui cerchi di interagire insieme ad eventuali partner internazionali. E vogliamo che ovviamente il cinema di qualità venga tutelato. Come si fa a tutelare il cinema di qualità? Innanzitutto riportando la sala cinematografica al centro del percorso produttivo, ma soprattutto del percorso distributivo del prodotto cinematografico, e lo si fa andando a sostenere quella parte della legge cinema che permette appunto di finanziare, di contribuire ai costi di produzione del cinema di qualità, e cioè gli aiuti
selettivi e i contributi automatici. E oggi abbiamo una disparità enorme fra le risorse che vengono destinate a queste due forme di finanziamento e il tax credit. È giusto assolutamente cercare di sostenere i campioni nazionali che devono essere maggiormente competitivi con le grosse multinazionali internazionali, e dall'altro però bisogna anche ricordarsi che la maggior parte della sperimentazione del linguaggio viene portata avanti dalla micro e piccola impresa, che può rimanere al confine del mercato, ed è proprio questa sperimentazione che poi ha costruito nel corso degli anni il valore del cinema italiano nel mondo. Per fortuna oggi il senatore Verducci ha portato avanti un disegno di legge per andare più nello specifico a definire chi è realmente il produttore indipendente. Attraverso questo disegno di legge l'obiettivo è proprio cercare di definire chi ha il diritto di poter usufruire del contributo pubblico. Francesco Gesualdi, direttore Marche Film Commission. Direttore, sentendo il convegno mi sembra che qualche segnale positivo stia arrivando. Innanzitutto l'argomento più gradito, i fondi. Dal prossimo anno e per 5 anni sono in campo fondi europei e per la produzione, per l'esercizio, per la formazione, insomma. E c'è una vigorosa immissione di risorse per il comparto audiovisivo, e questa è una bellissima notizia. Come riuscire a mantenere il giusto equilibrio tra le produzioni che si stanno facendo sempre più numerose, ma ahimè, almeno l'ahimè mi pare di capirlo dal convegno, destinate soprattutto alle piattaforme, invece l'esigenza dall'altra parte di continuare ad alimentare il circuito delle sale? Le sale sono l'anima del cinema. E io personalmente, ma sono in totale sintonia con l'assessore Latini, l'assessore alla cultura, ci batteremo insieme a tutti gli esercenti per trovare modalità le più efficaci possibili per tenere vivo, nell'interesse dei cittadini, degli spettatori, la sala come avamposto della cultura. E non possiamo arrenderci al divano di casa. La pandemia purtroppo ci ha abituato alla visione del cinema in casa, e c'è un'offerta enorme di cinema che si confonde, quindi alla fine ce n'è talmente tanto che non si vede quasi niente. Io credo che la sala, senza demonizzare le piattaforme, comunque deve essere difesa e deve essere considerata un avamposto culturale, e i cittadini, gli spettatori, i giovani, i ragazzi devono veramente capire che la sala non è solo vedere un film, è un momento di aggregazione, è importante il commento dopo il film, la pizza insieme agli amici, è un qualcosa che deve rientrare nella nostra abitudine di spettatori e di amanti della narrazione. Abbiamo seguito con attenzione questo importante convegno, il cinema tra sogno e futuro, l'importanza del ruolo e destino degli autori e dei produttori indipendenti, realizzato da CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Abbiamo anche ascoltato dalle voci dei protagonisti di questa tavola rotonda quali sono le posizioni, quali sono le novità, quali sono gli aggiornamenti. Come sempre con le telecamere di Rossini TV, come sempre l'invito è quello di restare sul canale 80.